Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati. Dal rientro dalle vacanze sono passata da Eurospin grazie alle segnalazioni di Valentina, che ho già ringraziato su Instagram, di Giacomo, il compagno di Maria Stella. Sono andata a rinfocillare dispensa e frigorifero e vi mostro che cosa ho comprato. Per quanto riguarda i latticini, a parte il solito latte, vi lascio una foto a lato perché è disagevole, spostare dal frigo. Due pacchetti di stracchino senza lattosio, ho trovato solo quello, voglio fare delle omelette. E ho preso un quadrotto di pan di latte, è un formaggio morbido che si taglia a fette, posso utilizzarlo sia per imbottire le omelette, ai miei figli piacciono molto sostanziose, oppure per fare delle torte rustiche al forno. E ho preso anche delle ciliegine, le mozzarelline che tornano molto bene da aggiungere a delle insalate veloci. Ho fatto un po' di rifornimento anche di verdura. Ho preso i fagiolini, che vi lascio, peperoni, melanzane, due melanzane viola. Ho ancora qualche giorno di ferie, quindi farò le melanzane alla parmigiana. Sono riapparsi questi buonissimi yogurt. Io ho preso due vasetti di yogurt al mirtillo con confettura extra di mirtilli. Sono molto molto buoni. Sono prodotti a Chiuro. Ne avevamo già parlato. Paola mi aveva appunto menzionato la bontà di questi yogurt della Valtellina, se non erro. Appartengono sempre ai pascoli italiani, come lo stracchino, come il pan di latte, eccetera, eccetera. 100% latte italiano. Quindi una variante all'arancia amara che non ho mai presa e la voglio assaggiare. Tre ai lamponi e due ai mirtilli, sono buonissimi. Ho preso poi questi frollini che sono adatti per chi ha problemi di diabete perché evitano l'aumento della glicemia. Sono prodotti con farina di tipo 2, poco raffinata, sono senza zuccheri aggiunti, con uova fresche italiane da galline allevate a terra. Vedete solo una confezione che ho portato qui per praticità, ma vado sempre da Eurospin e compro la salsa di pomodoro datterino 100% siciliano ed è prodotto in Contrada Milocca e vi ho già detto che la ditta dovrebbe essere, non mi ricordo, ve la lascio in sovraimpressione, ora mi sfugge, in provincia di Enna. Ho preso poi queste patate che si chiamano le piccole proprio per le dimensioni molto ridotte delle patate, le voglio fare in insalata insieme ai fagiolini, fagiolini, patate lesse e tonno. Se volete aggiungere anche delle uova sode, un filetto di acciuga o più filetti di acciuga, attenzione a salare i fagiolini e le patate se aggiungete i filetti d'acciuga sott'olio, ma sono quelle insalate fredde che sono ottimali in questo periodo. Dal ritorno dalla Puglia, innamorata di questi friggitelli, io ho scritto erroneamente su Instagram friarielli, ma quella sera ero molto allegra e quindi non dico ubriaca, ma insomma, un po' confusa e felice come sempre ultimamente. Ho preso i friggitelli, ho provato a emulare la bravura della signora Luigina e ho preparato la cena per stasera, cioè il contorno, aggiungendo i pomodorini. Non so come saranno, vi lascio giù insomma le impressioni poi dei miei commensali. Immancabile il tè fusion al gusto di limone e lemongrass senza conservanti aggiunti, è stato un protagonista della nostra estate, quindi ve lo mostro. Ho preso anche della carne, dei petti di pollo e ovviamente quando io compro carne non ve la faccio mai vedere, ma
comunque ne compro abbastanza perché i miei ragazzi mangiano in abbondanza. Ho preso due vassoietti di petti di pollo in offerta, sempre in offerta speciale, un arrosto di vitello. Non è enorme, ma è di media grandezza. Pensavo di cucinare il vitel tonnè. Quindi, insomma, visto che sono a casa, mi diletterò in questi giorni, perché qui i ragazzi sono sempre affamati ed è veramente un problema inventarsi sempre pranzo-cena, un menù diverso. Vi volevo menzionare lui che in questo momento è in offerta, ormai vi ho stressato in tutti i modi. È questo disinfettante battericida e lieviticida che io aggiungo al bucato in lavatrice, ma anche in quello a mano. E è un ottimo e fedele alleato per quanto riguarda il mio bucato, insomma, lo aggiungo sempre, mi sento più sicura. Siamo a fine estate, ma ovviamente non potevo lasciar lì il Dual Power detersivo lavatrice al cocco pulito e profumato. Sono 2 litri di prodotto. Sapete che da Eurospin c'è il dupe, solitamente è quello all'argan che io preferisco acquistare, senza microplastiche, 35% di plastica in meno, speriamo, insomma, perché i nostri mari ovviamente sono martoriati da tutta la plastica che disseminiamo. La confezione è identica a quello presente da Eurospin in gamma permanente. Vi lascio, se mi ricordo, la scheda del video dupe dove ve ne parlavo. Vi parlavo di omelette, quindi ho preso 6 uova della Garfagnana, che è una zona simile alla Lunigiana, ma che guarda il versante lucchese. La società agricola è la società Felecchia, che ha sede a Piazza del Serchio a Lucca, quindi conosco benissimo la zona, non conosco l'azienda, però diciamo che i posti li conosco bene e c'è poco inquinamento e mi fido molto delle persone che abitano queste valli perché lavorano, allevano, producono secondo i parametri che utilizzavano i miei nonni, insomma. Lunigiana e Garfagnana sono confinanti e quindi so, mi fido. Ora qui mi ripeto, devo ringraziare chi prontamente mi ha segnalato questa linea. Zero Impact è prodotta con il 100% di plastica riciclata. Vedete la confezione molto minimalista, trasparente. La volontà è quella proprio di rispettare non solo la pelle ma anche l'ambiente, quindi plastica riciclata. Qui vedete l'etichetta completamente in carta riciclata, qui vedete il sapone liquido che è l'altra referenza insieme al bagno schiuma, se non erro, esatto, con formato 500 ml. 95% di origine naturale, il sapone liquido con bambù avocado e tea tree oil, antibatterico naturale. Vedete qui tutta la lista degli ingredienti, parla di proprietà nutrienti che donano alla pelle una deliziosa sensazione di morbidezza e setosità. Io devo sentire la profumazione. Molto buona, fresca, pulita, questa è buonissima. Una sensazione di piacevole pulito e freschezza, questo è buonissimo. Un prodotto di qualità, innovazione ed amore per il pianeta. Tengo a sottolineare che abbiamo a che fare con Eutalia, sempre l'azienda virtuosa che collabora spesso con Eurospin e propone delle linee interessanti. Qui passiamo al bagno schiuma, profumazione tè e cocco. Leggiamo cosa dice: gradevole sensazione di benessere sotto la doccia o durante il bagno. Una buona profumazione, poco coccosa.
poco cocco, però piacevole, un cocco fresco, non acquatico. Vedete che anche l'etichetta è sorretta da questo filo di spago, tutto naturale. Questa cosa mi piace moltissimo. Arriviamo alle due referenze più piccole da 300 ml ed è shampoo e balsamo insieme con miele e avena. Profumazione buonissima, sono profumazioni delicate, molto fini, non fastidiose. Qui abbiamo un 94% di origine naturale, potere nutriente ed emolliente per cute e capelli, ottima azione detergente, lascia la chioma nutrita e lucente. E qui, peccato, la confezione sembrava fosse già stata aperta. Vi lascio la foto perché era vicino alle casse il totem e essendo così minimalista si fa difficoltà a inquadrare tutta la linea, ma nel retro dell'etichetta viene proprio specificato che la linea comprende bagnoschiuma, detergente intimo, sapone liquido e quindi shampoo e balsamo insieme. Arriviamo al detergente intimo con antibatterico naturale perché oltre all'aloe ha il tea tree oil. Profumazione fresca, piacevole, rinfresca e lenisce anche le pelli più sensibili, assicura una sensazione di prolungata freschezza e un'efficace protezione nel pieno rispetto del pH fisiologico. Anche questo è un prodotto interessante. Vi ripeto, bellissima linea, molto minimalista, i colori della terra, il cordoncino in spago, l'etichetta in carta, tutto riciclato e riciclabile. Lidl, ahimè, si è perso per strada, ci ha pensato Eurospin che inizia a proporre delle linee molto interessanti. Sapete la validità di Otalia, ve ne ho elogiato le virtù, insomma, è un'azienda che lavora molto bene. Mi avete scritto in parecchie e vi ringrazio perché non lo sapevo. Eutalia ha sul sito lo shop, quindi si possono acquistare direttamente i prodotti. Informazione importantissima perché sicuramente per quanto riguarda già la linea al carbone di cui sono follemente innamorata, andrò a farne ordini e quindi scorta. Grazie quindi per le preziose informazioni che sempre mi date. Io spero di ricondividerle per le persone che come me ne erano ignare. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo molto presto. Ciao!